Parte piano Pennsylvania Joe, stacco della macchina, veloci sono Naxos, Puzzle Font, Noram LB e Piroma Lod. Puzzle Font che prende il comando davanti a Naxos, poi vediamo di fuori Noram LB. Poi Pennsylvania Joe, rimane al comando, quindi Puzzle Font che ha rischiato la partenza veloce, arriva ai primi 200 in 14-2 seguita da Naxos, Pennsylvania Joe, desiste Noram LB che è rimasto di fuori. Poi vediamo Orzuelo che prende subito la via del largo e avanza sui primi, lascia il posto a Noram L.B., che si sistema quarto. Arriviamo ai quattrocento in ventinove sei con Passalfonta al comando e Orzuelo il primo a farsi di fuori, pedinato dal numero otto di Nichelia. Rimane a largo, poi desiste Piromane Nod con Nicola Salacone. Arriviamo ai 600 metri passati dalla Yankee Slide di Andrea Sarzetto in 45 e mezzo quindi ritmo ancora abbastanza allegro da parte di Passo Font al passaggio davanti alle tribune, sempre pedinata da Naxos in coppia con Orzuelo, poi la pariglia formata da Pennsylvania Joe e Nichelia, segue poi anche Porsche Fonta ai fianchi di Nora Melleville, giro in 1-1, sempre Passo al, al comando affiancata da Orzuelo, Naxos lì alla corda davanti a Pennsylvania Joe che stenta un po' a mantenere il contatto. Arriviamo al chilometro passato da Pastelfonten in 1, 16, 4. Ancora spalle indietro Andrea Farolfi sempre pedinato da Naxos, di fuori ancora Orzuelo impegnato in un percorso esterno. Poi Nichelia, arriviamo ai... 400 metri dalla conclusione, quattordici sei la frazione delle scuderie, quindi ritmo abbastanza selettivo da parte di Fazzolfonte, a prova a spostare Porsche Font in terza corsia ma. Stenta un po' a progredire, ora si in gamba, ancora Tonico Orzuelo di fuori, Naxos sempre lì alla corda, ultima curva passata in 14-9, retta d'arrivo affrontata in vantaggio da Passalfont, Naxos lì dentro, poi ancora Orzuelo, Tonico all'esterno e Porsche Font, ultimi metri, Passalfont, Naxos, poi si infila anche Nichelia, bellissimo l'arrivo ed è Passalfont che la porta a casa in 1-15 secco, accesa la lotta per le piazze, Passalfont alla fine aveva chiuso da favorito la lieva di Andrea Sarzetto guidata da Andrea Farolfi anche al doppio in giornata il secondo posto per un coraggioso duello davanti a Nichelia che sbuca fra i duellanti Naxos e Porsche Font quindi vittoria per Passalfont, Andrea Farolfi e il